Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto alla milanese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, la scalogno, burro, olio, vino bianco, parmigiano, zafferano o pistilli di zafferano, dado bimbi, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo messo in 30 g di acqua i pistilli di zafferano e li abbiamo lasciati in infusione per circa 2 ore. Adesso iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. Azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, l'olio ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo il riso. E lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, velocità soft. Antiorario. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungiamo adesso l'acqua il dado e il sale. Mescoliamo a fondo con la spatola per staccare i chicchi di riso e andiamo a cuocere per 10 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo l'acqua con i pistilli di zafferano il burro e il parmigiano. E continuiamo la cottura per altri 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto alla milanese. Grazie e alla prossima ricetta.